Ma gli animali vengono con noi in paradiso? Gli animali hanno un'anima, però è un'anima animale che muore quando muore l'animale. Quindi non è un'anima immortale. L'anima immortale ce l'ha solo l'uomo. Quindi gli animali si rispettano, si vogliono bene, per carità, non dico di no. Però ricordiamoci che loro quando muoiono, muoiono, non vanno in paradiso, non vanno all'inferno, non vanno in nessun posto, perché la loro anima muore con l'animale stesso. Mentre per l'uomo è diverso. Difatti Gesù si è fatto uomo, ha scontato i nostri peccati perché l'uomo vuole che va in paradiso. Certo, se noi ascoltiamo il Signore, se noi viviamo in grazia di Dio, alla fine della vita andremo in paradiso. Chi troviamo in paradiso? In paradiso troviamo Gesù, Dio, troviamo la Madonna, la quale è assunta in cielo, quindi lei è già là con anima e corpo, come Gesù è là in anima e corpo. E troviamo i nostri cari che ci aspettano, troviamo tante persone che abbiamo conosciuto, chissà quante persone incontreremo. E lì c'è perfetta gioia, perfetta felicità, non c'è tristezza. Lì la vita, sarà una vita eterna, non finirà mai, non finirà mai. Quindi entrando in paradiso la vita non finisce mai e neanche finisce la felicità. E certo, per andare in paradiso devo avere la veste candida, cioè la veste bianca, cioè la grazia. La grazia. Gesù, per farci capire questo, ha raccontato una parabola. Dice un signore, ha fatto una festa, ha invitato qualsiasi persona che voleva venire alla festa, poteva venire. E poi il padrone gira per i tavoli per vedere queste persone, salutarle, e vede uno, tutti avevano la veste bianca, tranne uno. E dice: amico mio, ma tu perché sei qua senza veste bianca? Lo sai che qui non puoi stare senza veste bianca. E lo ha mandato fuori. Voi mi direte: ma se quello là era povero, non aveva il vestito bianco, che colpa ne ha? E non è così, perché a quel tempo, all'inizio della stanza da dove si entrava, c'erano tanti vestiti bianchi, ognuno doveva indossare il vestito bianco per andare alla festa, quindi non lo doveva comprare, era già a disposizione. E quindi se quest'uomo non aveva il vestito bianco è perché disobbediva al padrone, non voleva metterselo, non so. E la veste bianca rappresenta la grazia di Dio. Quando noi non siamo in peccato, siamo in grazia di Dio, è come se avessimo questa veste bianca. Se ricordate, quando il bambino viene battezzato, il sacerdote consegna una veste bianca che viene preparata dalla mamma naturalmente, e consegna la veste bianca e dice: portala così com'è, portala fino alla fine. Cioè, vuol dire che noi dobbiamo conservare questa veste candida, cioè quest'anima pulita, e se durante la vita si sporca quest'anima, sappiamo che c'è il rimedio, c'è il pentimento, c'è la confessione che Gesù ha lasciato apposta perché lo sapeva che noi siamo povere creature, e nella confessione il sacerdote ascolta i nostri peccati e ci dà il perdono per i peccati che abbiamo fatto. Lui in quel momento rappresenta Dio e la Chiesa. Dio e la Chiesa, perché noi quando facciamo peccato offendiamo Dio e anche la Chiesa e anche i fratelli. Forse la parola Chiesa facciamo più fatica a capirla, e anche i fratelli. Quindi quando ci dà la soluzione, intanto noi dobbiamo essere pentiti di aver offeso Dio e i fratelli. Tutti
tutti i fratelli, perché quando noi facciamo un peccato indeboliamo i fratelli. E San Paolo dice: se io mi faccio male a un dito, non è solo il dito che soffre, è tutto il corpo che soffre. Quindi siamo, farsi male a un dito è come io, che sono una cristiana, faccio un peccato. E allora non solo soffro io, faccio soffrire anche gli altri, cioè indebolisco anche gli altri. Quindi io devo chiedere perdono a Dio per il male che ho fatto, perché ho offeso Lui, ma anche per il male che ho fatto ai fratelli. Nella confessione questo peccato viene assolto, viene perdonato. E allora poi io devo ricominciare da capo nella speranza di non cominciare un'altra volta a offendere il Signore. Se succede, non dobbiamo disperarci. Se succede, come succede tante volte, c'è sempre la possibilità di confessarci. Anzi, la Chiesa dice almeno confessarsi a Pasqua, almeno, nel periodo pasquale, almeno una volta l'anno, almeno, ma è poco però. Per una vita cristiana occorre una confessione un pochino più veloce, perché tutti, chi più che meno, facciamo qualcosa che non va. E invece la confessione ci rende sempre più puliti, ci rende sempre più luminosi, e noi dobbiamo dare luce al mondo di oggi.